pochi mesi dall'inaugurazione del Fellini Museum, un polo museale diffuso nella Rimini di Amarcordia 8 e mezzo, dei Vitelloni alla strada, Wine News è in Romagna per ritrovare anche in un calice dei suoi vini le atmosfere magiche ed oniriche dei film capolavoro del maestro della storia del cinema italiano e mondiale. A partire da un vero e proprio soggiorno in stile felliniano al celebre Grand Hotel, favola della ricchezza, del lusso e dello sfarzo orientale e simbolo dei desideri proibiti del giovane Fellini, che da grande regista lo aveva promosso a sua casa d'elezione, soggiornando nella suite 315. Ma a coinvolgerci è anche quello spirito romagnolo rilassato, accogliente e divertito che si respira ancora nella Riviera romagnola e nel quale è facile imbattersi anche spostandosi dall'Adriatico verso l'Appennino, tra le città d'arte e i borghi dell'entroterra, circondati da vigneti, il 60% del totale di tutta l'Emilia-Romagna. Così a Ravenna, con i mosaici di Galla Placidia, un incanto di luci e colori che rapiscono anche in piena notte. Le celebrazioni per i 700 anni dalla morte di Dante, il poeta esule da Firenze che proprio nella città romagnola trovò rifugio e ristoro. Imola con il suo autodromo, con i rumori assordanti dei motori ancora in pista che sono in verità musica per gli appassionati provenienti da tutto il mondo. Fino a Faenza, la città della ceramica con il MIC, il Museo Internazionale delle Ceramiche, la più grande raccolta di opere in ceramica al mondo. Qui abbiamo incontrato produttori e assaggiato in anteprima la vendemmia 2021 con le nuove annate del Romagna Sangiovese e dell'Albana, protagoniste di Vini ad Arte 2021, quando l'uva è un capolavoro. Questa volta con il Consorzio Vini di Romagna nei panni del regista di un'anteprima per la prima volta itinerante. Perché il vino è un prodotto della cultura e in Romagna abbiamo avuto una storia molto controversa, dove piccolissime signorie si sono combattute per tutto il Medioevo, quindi 500 anni di storia di lotte intestine. E questo ha dato luogo a, come dire, a storie molto diverse per quanto riguarda sia la tradizione, la cultura del cibo, perché anche i nostri cibi, si parla di cibi romagnoli, ma sono diversi da comune a comune, insomma. E anche la mano dell'uomo per quanto riguarda la produzione del vino ne ha ricevuto un forte impegno. Per cui ci sono delle differenze di suolo e di clima, ma ci sono soprattutto differenze di cultura. E noi abbiamo bisogno di rappresentare questo. Inoltre la Romagna è conosciuta quasi esclusivamente per il mare. Io me ne sono accorto ogni volta che ho fatto tantissime volte, ho ospitato ospiti stranieri. Lo stupore di fronte alla collina, lo stupore di fronte alle coperture, lo stupore di fronte alle rocche, lo stupore di fronte ai mosaici. La Romagna è sconosciuta. Fanno eco alla presidente del consorzio i fratelli Ottaviani dell'azienda Eni Ottaviani di San Clemente. Qui l'ospitalità è sacra e il vino è solo una delle tante eccellenze. Diciamo sempre che per noi il grande valore è il territorio, quindi è fondamentale far conoscere noi dove viviamo, chi siamo. Diciamo sempre che per vendere vino non devi vendere vino, però devi vendere un territorio dove vivi, dove ti fai conoscere, dove ci sono tantissime belle cose, tantissimi belli aspetti di tanta gente, e il food, il mangiare e il come vivere. Quindi per noi è fondamentale Vini ad Arte, noi l'abbiamo proprio itinerante, è proprio quello che deve essere, perché la Romagna comunque parte al confine con le Marche e arriva al confine con la Toscana, parlando di due zone di vino. Tradizione per noi è anche un po' cultura sul cibo, dove questi territori portano a abbinamenti, no? Con vini non standard ma territoriali al 100%, vini anche marini se vuoi, con cucina semplice, tradizionale, quello che abbiamo imparato dai genitori e quello che vogliamo portare avanti. Un lavoro, quello dei produttori consorziati, sempre più rivolto alle peculiarità dei territori, con la nascita e sviluppo delle menzioni geografiche aggiuntive. Una sorta di zonazione per cru che rappresenta un sicuro valore aggiunto in termini di percezione delle potenzialità e delle diversità dell'areale.
Ce ne parla il direttore del consorzio Filiberto Mazzanti, che evidenzia anche i numeri che contano per la DOC Romagnola. Il primo numero che vorrei dare sono i 115 soci che dicono che l'affezione a un'azione in termini collettivi, aggregati, è cresciuta. Si sta consolidando l'idea che dobbiamo marciare insieme, che dobbiamo imparare a comunicare in maniera organica. Il secondo numero che direi è il numero delle nostre DOC, che è un numero importante. Sono 6 DOC, abbiamo poi 4 IGP controllate, e che ci portano ad una produzione estremamente interessante anche sul contesto nazionale, sia sotto l'aspetto dei quantitativi mossi che del percepito della qualità. Su questi numeri mi soffermerei in particolare sul Sangiovese, che mostra sempre, diciamo, una presenza importante con quasi 12 milioni di bottiglie, e poi andrei sull'Albana, che prima di sigilli bianchi d'Italia essere stata riconosciuta è un po' l'icona di tanta parte del nostro territorio, quindi della Romagna nel suo insieme, e sta vivendo una stagione di rilancio favoloso. Da ultimo spenderei un numero che apparentemente è piccolo, ma per noi è estremamente significativo. Parliamo delle 437.000 bottiglie dei Romagna Sangiovese sottozona. Il percorso delle sottozone è nato 10 anni fa, nel 2011, non sono tante ancora numericamente le bottiglie prodotte, ma il percepito di valore è rilevante, e anche il riconoscimento sul prezzo dice che è così. C'è crescente affezione, sono i prodotti a Sangiovese più riconoscibili, più identitari dei nostri territori, e a breve, già approvati dal Ministero in attesa di pubblicazione in Gazzetta, avremo le ulteriori 4 sottozone riconosciute. Non ci aspettiamo dei numeri tracotanti, ci aspettiamo un percorso che sia in grado di comunicarsi e di farsi comprendere. Tra le zone di eccellenza c'è sicuramente Predappio, dove è tornata al suo splendore Villa Pandolfa, attraverso il recupero della famiglia Cirese con l'azienda Noelia Ricci. Diciamo che dal 2011 ci sono queste sottozone, sono state, secondo me, un modo per ancora di più, diciamo, circoscrivere un territorio. Predappio è la sottozona che si trova al centro delle altre sottozone, ma non solo da un punto di vista geografico, è anche una delle sottozone più importanti, perché qua c'è una storia che diciamo che già dalla fine del 1300 la viticoltura veniva regolamentata, c'è uno statuto che parla proprio di un disciplinare, come i vignaioli dovevano fare la vendemmia, ecco, insomma, quindi c'è sicuramente un humus culturale importante che va recuperato. Le sottozone possono essere un'opportunità per appunto migliorare, no? Per arrivare a quella l'apice, diciamo, della denominazione. Per fare un vino da sottozona ci vuole il 95% di Sangiovese, quindi è un modo per in qualche modo avvicinarsi, no, a quello sforzo di purezza che a me piace tanto, per raccontare proprio un territorio. Facile apprezzare questi vini alle tavole romagnole, perché qui il cibo è più che un alimento, è un vero linguaggio per capire l'anima delle persone del posto. Alla Sangiovese di Sant'Arcangelo di Romagna, ad esempio, dove si viene per mangiare i piatti della tradizione, ma anche per immergersi nell'atmosfera sognante di Tonino Guerra, tra i fondatori del locale. Vi porto a guardare la grotta. Noi innanzitutto ci troviamo all'interno di Palazzo Nadiani, epoca 1700, che era dei conti nadiani per l'appunto, gli unici nobili a Sant'Arcangelo di Romagna. Adesso è diventato un condominio. E noi ci troviamo all'interno appunto di Palazzo Nadiani, locale in Sangiovese, e abbiamo tutto il pian terreno del palazzo, che erano i vecchi magazzini, le stalle e le vecchie cantine, dove ci troviamo adesso nella grotta, che, diciamo, questa è antecedente il palazzo. La grotta all'incirca un migliaio d'anni, così dicono i primi scritti che parlano di queste grotte, di questi pugei a Sant'Arcangelo, risalgono al 1400. Saremo una ventina di metri, saremo. E poi Sant'Arcangelo è anche conosciuto per queste grotte e per questi pugei,
e ce ne sono ancora più di 150, è un peccato perché sono quasi tutte private e non sono visitabili. Quando c'è qualche fiera, qualche sagra, qualcheduno apre casa sua e fa vedere queste grotte. E qui in fondo alla nostra grotta poi c'è ancora la sorgente con acqua potabile che serviva per il fabbisogno idrico del palazzo. Venivano usate come neviere, come ghiacciaio, modello frigorifero. Quando faceva la neve, che praticamente ne faceva molta di più di adesso, le riempivano, la compattavano, mettevano quello che dovevano conservare e chiudevano ermeticamente, che per un certo periodo li manteneva in tutto, li manteneva. Adesso poi qui nelle varie nicchie c'è una collezione di columbaie, le case dei piccioni, in miniatura, riproduzioni fedeli, nate da un'idea di Tonino Guerra e di Giovanni Volpe, che aveva la mania di fotografarle, le hanno realizzate in materiali poveri. E dopo Tonino Guerra, poi che è un personaggio eclettico, poeta, scrittore, sceneggiatore, ha scritto le sue poesie in onore dei colombi viaggiatori, messaggeri alati di guerre e di amori. Ecco, una volta c'erano i piccioni, adesso abbiamo i social. Qui è d'obbligo la piada calda, messa in tavola come companatico con tanto di sigillo di garanzia. Piada fatta al momento con farine locali della Valmaricchia, una farina zero che si avvicina quasi all'integrale, una farina molto scura, una farina debole come noi abbiamo qui in Romagna, adattissima per fare la piadina. Sta con lo struzzo, nella tradizione, acqua, agente lievitante, viene impastata, vengono fatte delle pezzature, come vedete circa 130 grammi, vengono tirate con la macchina e cotte in diretta. La particolarità nostra è che le firmiamo anche, ogni piadina è firmata, c'è scritto alla Sangiovesa e vengono servite all'istante al ristorante. Ma la Romagna è tutta rossa? Non proprio, anzi da un po' di anni i calici che piacciono sono pieni di bianco, in particolare di Albana di Romagna, il bianco che è quasi un rosso grazie a corpo e intensità. Un posto di elezione per quest'uva è Bertinoro e non tutti i cloni sono uguali. Ed è sicuramente un vitigno unico che viene coltivato solo in Romagna e addirittura solo in piccole zone della Romagna, non in tutta la Romagna, perché ha comunque bisogno di un terroir particolare. Possiamo riassumere in due tipologie di Albana. L'Albana col grappolo lungo, che è più una Albana del Faentino, e questi qui sono i cloni Gaiana e Campodrona, e l'Albana di Bertinoro, che ha il grappolo più compatto, quindi con una maggiore concentrazione sia in zuccheri che in acidità. Queste uve sono uve fantastiche che nascono in un territorio fantastico che è lo spungone, lo scheletro della roccia sottostante al territorio di Bertinoro, è composto da rocce di sedimentazione organica marina, terreno ricchissimo di calcare attivo che ci permette di produrre vini di corpo strutturati ma allo stesso tempo che mantengono fragranza e freschezza e grande abbinamento gastronomico anche nelle annate vecchie. Appassionato di Romagna è Giancarlo Minardi, il fondatore della gloriosa squadra automobilistica che porta il suo nome. Lo abbiamo incontrato nel suo mondo, quello dell'autodromo di Imola, e qui ci ha sorpreso per la sua cultura enologica. Come lei saprà meglio di me, il Sangiovese è la base anche di vini molto più blasonati e conosciuti nel mondo. Oggi devo dire che grazie agli enologi e alle cantine romagnole il prodotto Sangiovese sta pigliando sempre più piene, è un vino ottimo, come sono ottimi anche i nostri bianchi, l'Albana, che stanno riproducendo coi colori che aveva l'Albana quando io ero un bambino e certamente migliorando anche la qualità.